riforma dei corsi di architettura che non sono più dentro l'università, ma sono degli atelier a servizio dello Stato e la formazione di architettura parte addirittura dalle scuole primarie. Sono previsti corsi, ci sono tutta una serie di iniziative che appunto cominciano con l'educazione all'architettura della città attraverso questi atelier, e questi atelier lavorano anche alla trasformazione urbana e territoriale, ovviamente di Parigi in particolare, ma di tutta la Francia. E questa è una cosa molto importante, per cui il supporto di Silvia è molto importante per tutti noi. Adesso sta frequentando il nostro dottorato, cioè il dottorato dell'Università della Basilicata di Architettura e Paesaggio, Landscape, un titolo lunghissimo e roboante, e si occupa soprattutto di temi legati al territorio. La sua tesi di dottorato, sta lavorando come tesi di dottorato, quindi la sua ricerca è proprio sulle aree interne, e ha cominciato quindi sulla rigenerazione, rivitalizzazione, valorizzazione, sono tutti termini positivi che hanno a che fare con le aree interne, che io credo che dopo questa vicenda del coronavirus sarà anche un argomento centrale, sia rispetto alle questioni meridionali, sia rispetto alle aree interne, che appunto la Francia, da tantissimi anni, ormai da 40 anni, con il lancio del Leader, che poi è diventato uno dei programmi finanziati dalla Comunità Europea, si è sempre occupata ha sempre avuto una grande attenzione allo sviluppo delle aree interne. In questo momento fa parte, ha fondato un gruppo che si chiama TAM, formato da un gruppo di giovani materani. Adesso non so se sono solo materani, però adesso ci spiegherà bene Silvia durante la sua spiegazione, e ci racconterà appunto questa avventura che cominciata da quando è tornata. E ovviamente su questo, perché appunto lei si è formata a Roma, ha vissuto per un periodo a Parigi, e ha deciso di tornare, di investire nella sua città di origine. Ovviamente io spero che lei sia tenace, sia forte, sia determinata e soprattutto agguerrita per prendersi lo spazio che è dovuto a tutti i giovani. Io spero che lo possa fare grazie anche al nostro aiuto, e io sono una grande sponsor di Silvia e di tutti i ragazzi che hanno voglia di sfidarsi e di prendersi e riprendersi il futuro in questo nostro mezzogiorno, in questa nostra città, che sono dei luoghi bellissimi, anche se struggenti, nel senso anche un po' negativo, che ci fanno soffrire, perché anch'io sono una meridionale che ha deciso di rimanere nel meridione, e ogni tanto mi chiedo: ma che ci sto a fare qui? Ogni volta, tutte le mattine, bisogna rideterminarsi, forse affacciarsi alla finestra e dire: sto qui perché vale la pena stare qui, perché per le persone che ci abitano, per le cose che sappiamo fare, perché siamo di grande valore. E come dire, c'è molta invidia, soprattutto nel paese, nei nostri confronti, e quindi ci dobbiamo dotare anche di oggetti apotropaici. Grazie Silvia di aver accettato l'invito, e ti do la Grazie per la parola. presentazione, anzi molto completa devo dire, e anche perché diciamo è vero per me tornare è stata un po' una scommessa e diciamo la mia ricerca ho fatto con questa considerazione
L'altro giorno ruota proprio attorno a capire se poi la scelta di tornare è stata una scelta giusta o sbagliata, per cui i risultati attesi dalla mia ricerca, non solo di dottorato, ma anche professionale e personale, sono proprio finalizzati a dare una risposta positiva a questa domanda. Quindi sono contenta in realtà dell'invito della professoressa Macaione all'interno di questo seminario, che è un seminario che sto seguendo con molto interesse, devo dire da utente prima ancora che adesso veste di relatrice, tra virgolette, perché mi sento sempre nella mia fase di apprendimento ancora. E a parte il fatto che non si finisce mai di imparare, ma comunque diciamo, ci tenevo anche a precisare che adesso questo intervento non ha niente a che vedere con una lezione, ma cercherò soltanto di porvi delle riflessioni da osservatrice sul nostro contesto locale e territoriale. In realtà non parlerò della mia ricerca di dottorato che ho iniziato, diciamo, quest'anno all'interno di questo dipartimento, ma più che altro discuteremo insieme su questo tema che è proprio nato da un confronto con la professoressa Macaione, che è il Museo della Città, il Museo della Città per Matera. E, diciamo, prima di affrontare questo argomento, mi piaceva anche sottoporvi alcuni dei miei lavori sul campo, sul territorio, che diciamo, partono ancora prima della fine del mio percorso di formazione. Nel senso che, come diceva la professoressa, mi sono formata a Roma, a Parigi, ho avuto una bellissima parentesi, però, diciamo, cresciuta in un contesto come quello romano, in cui c'è un'attenzione per il patrimonio, per le preesistenze molto forte, mi piaceva chiudere, diciamo, il cerchio con uno studio, una tesi sul mio territorio d'appartenenza, cioè il territorio materano. Perché in realtà questo, diciamo, mi piaceva chiudere, parlando del mio territorio, di cui a parte il legame che adesso ho con Matera, con il territorio materano, mi ha sempre, diciamo, affascinato di questo paesaggio la potenza evocativa, e mi sembrava che la tesi di laurea fosse un momento giusto per indagarne poi le cause, cioè per approfondire l'argomento anche in maniera un po' più scientifica. E quindi da qui è nato questo lavoro che ho fatto in collaborazione con un'amica e collega, Anna Veronese, romana lei, però anche, diciamo, è diventata un po' materana d'adozione per tutto il tempo che abbiamo passato sul campo. E già da questa prima immagine, diciamo, che ho scelto per la copertina, si capisce come il tema sia affrontato a livello territoriale, cioè il lavoro non si occupava soltanto della città consolidata o dei Sassi, ma della città inserita poi nel suo contesto. E anche perché questo è un lavoro fatto nel 2017, è durato più o meno più di un anno, e ancora, diciamo, la città doveva vivere il suo anno da capitale europea della cultura, per cui si voleva, diciamo, porre come uno studio per offrire una lettura inedita e consapevole del territorio materano anche per i fruitori futuri, gli abitanti temporanei e tutti quelli che sarebbero entrati in contatto con la città in occasione della capitale europea della cultura. Ora vi proporrò un estratto in maniera molto veloce. Qui vediamo l'inquadramento. Per cui abbiamo la città, che è questa macchia più scura, e il suo territorio. In questo elaborato si vedono le altimetrie, per cui la parte più scura, in nero, è la parte più alta, l'altopiano della Murgia, quella più chiara sono le parti più basse, quindi la gravina. E qui si capisce come in realtà questo territorio sia fortemente caratterizzato da questa ambivalenza paesaggistica, per cui abbiamo un paesaggio di invaso, quindi il paesaggio della forra, della gravina di Matera, che è un paesaggio molto direzionato, con delle visuali molto orientate, mentre qui in alto vediamo il paesaggio del pianoro, che invece è un paesaggio ampio e dilatato, e diciamo, la compresenza di questi due poi caratterizza tutta l'area. Diciamo che durante questo studio, questa analisi, noi abbiamo sempre cercato di fare una narrazione poi del territorio anche attraverso questi spunti di osservazione e percezione del paesaggio.
Diciamo che la prima fase si caratterizza in un'analisi delle fasi storiche che più sono state impattanti sulle trasformazioni del paesaggio, qui una chiave di lettura, in cui abbiamo individuato sei epoche storiche scandite dall'azione dell'uomo sul territorio. Cioè, che intendo dire? Queste mappe, ognuna di queste mappe fa riferimento ad una fase storica e tutte le trasformazioni che di volta in volta abbiamo mappato sul territorio, si riferiscono ad un'azione, che sono tre sostanzialmente: l'azione dell'abitare, l'azione del praticare un culto e del culto e l'azione del lavoro, perché diciamo. Così abbiamo cercato di, oltre che mappare le trasformazioni, capirne anche un po' le origini, cioè perché alcune cose sono avvenute nel nostro territorio. Per cui ogni mappa avrà un elaborato cartografico che abbiamo redatto con queste trasformazioni. Per esempio, questa è un approfondimento della mappa dell'età dei metalli, dei villaggi neolitici, dove vediamo questi segni con questo colore, diciamo, verdino, che era il colore del paesaggio dell'abitare. Possiamo vedere i villaggi neolitici, quindi i primi villaggi stanziali. In rosso, non so se si vede adesso, ci sono dei puntini che indicano, diciamo, le trasformazioni legate al culto, quindi sono le necropoli, alcune necropoli quasi sempre che si trovavano sui limiti dei recinti dei villaggi trincerati, ma ne troviamo anche alcune tracce nella parte dove poi sarebbe, diciamo, nato l'insediamento della città. E per ognuna di queste mappe poi abbiamo deciso di dare un colore indicativo in riferimento a uno dei tre paesaggi, l'abitare, il sacro e il lavoro, che più fosse stato, diciamo, impattante in quest'epoca storica. In questo caso è il giallo, il paesaggio del lavoro, perché le trasformazioni relative a tutto il periodo dell'età dei metalli, diciamo, secondo una nostra poi interpretazione critica, può rimandare a delle esigenze di tipo lavorativo, nel senso che il paesaggio della Murgia Materana poi è stato fortemente trasformato dallo sfruttamento, tra virgolette, dell'uomo di questi territori, perché mentre prima vi era una vegetazione boschiva molto fitta, per esempio, il disboscamento da parte dell'uomo per costruire le capanne, per ricavare legname, la pratica dell'agricoltura e dell'allevamento sui pianori, ne ha definito il disboscamento sostanzialmente, per cui il lavoro ha modificato il paesaggio, almeno per quest'epoca storica. Poi per ognuna delle mappe, vedete qui questa immagine in alto, c'è una visuale evocativa, che sono delle foto che noi abbiamo scattato nella nostra ricognizione sul campo. E questa è una foto fatta sempre nei pressi della Gravina, però verso Monte Scaglioso, dove c'è il Bosco del Comune, si chiama per intenderci, per chi lo conosce, ed è un'immagine che può, diciamo, rievocare a come poteva essere il paesaggio della Murgia nell'epoca storica di riferimento. Mentre sotto c'è un approfondimento per ognuna delle mappe degli elementi che conformano i paesaggi storici, quindi è diciamo, un rilievo un po' più tecnico di quelli che sono soprattutto gli insediamenti. E infatti qui vediamo il villaggio neolitico di Murgia Timone inserito nel suo contesto con questa vegetazione, eccetera. Per cui, diciamo, per ogni epoca storica abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, che è stato un lavoro molto consistente. E quindi abbiamo i villaggi trincerati, gli insediamenti rupestri. Vediamo per esempio tra queste due mappe come questa macchia grigia che c'è nella prima si ritira perché era la vegetazione, diciamo, come si ritira con il passare del tempo nell'età arcaica, e come i villaggi, diciamo, da stanziali sul pianoro diventano dei villaggi rupestri lungo le pendici della Gravina. Adesso queste mappe non si vedono molto bene, però è indicativo per raccontare poi il processo
di questo lavoro che è stato anche molto lungo. La mappa dei complessi monastici, quindi tutto l'arco temporale medievale, dove vediamo che il rosso, che è il colore del sacro, è molto presente proprio perché il paesaggio è stato fortemente caratterizzato dagli insediamenti monastici all'interno della Gravina. Poi la mappa dell'espansione sul piano e del latifondo, la questione dei sassi e la bonifica, e per finire l'edilizia di risanamento e l'apertura delle cave di tufo. Nel frattempo, diciamo, leggendo le mappe in successione, si può vedere anche l'espansione della città, della rete infrastrutturale, eccetera. Per cui, diciamo, l'insieme di tutte queste mappe poi arriva a definire la città stratificata e la città, diciamo, come la vediamo oggi, perché, diciamo, la lettura poi spesso di questo territorio non è immediata, non è semplice. Questo era uno schemino che abbiamo fatto, che è interessante perché fa capire, diciamo, dal nostro punto di vista e dal punto di vista del paesaggio, come le diverse fasi storiche qui in basso abbiano lo stesso peso nel tempo. Quindi il tempo storico non coincide poi col tempo cronologico, in cui, per esempio, l'età dei metalli ha una durata temporale che si estende per secoli, mentre, ad esempio, tutta la parte del risanamento dei sassi, si riferisce a 50 anni della storia. Quindi era interessante questo confronto tra il tempo storico e il tempo cronologico. Diciamo, la parte poi più architettonica, più operativa, si traduce con un percorso che abbiamo segnato lungo 37 chilometri, che cerca un po' di mettere insieme tutti questi concetti e i paesaggi storici. E il percorso l'abbiamo percorso, scusate il gioco di parole, fisicamente tutto, anche perché ci sono alcuni punti un po' impervi, per cui poi abbiamo previsto degli interventi. Ed è un percorso che segue come direttrice principale la Gravina, e, diciamo, si estende sia da un lato, quindi dal lato della città, sia dall'altro, dal lato della Murgia Materana, e ha tre attraversamenti trasversali. E questi attraversamenti coincidono poi proprio con un cambio di paesaggio, per cui attraversando questo percorso si percepiscono di volta in volta tre paesaggi diversi. Il primo è quello, diciamo, nell'area delle cave di tufo. Quindi, diciamo, dove il pianoro, dove il banco tufaceo si spegne per dare avvio alla grande distesa argillosa che porta verso la Puglia. Ed è un paesaggio molto contaminato da un'espansione urbana, insomma, un po' incontrollata. È il paesaggio delle cave di tufo ed è, diciamo, il paesaggio frammentario. Poi procedendo, si arriva al paesaggio, diciamo, dove, che vede il contrapporsi tra la crescita della città, quindi dei sassi, e la Murgia, quindi la città che poi si è consolidata, la città che poi è rimasta a livello di insediamenti rupestri. E poi più verso Montescaglioso c'è il paesaggio più agricolo, che noi abbiamo voluto chiamare paesaggio insulare, perché ci sono questi, diciamo, si possono vedere questi grandi appezzamenti, diciamo, di seminativo, questi campi di grano gialli in una distesa di vegetazione più fitta. Abbiamo poi mappato diversi punti di vista, proprio, diciamo, continuando questo discorso di percezione del paesaggio. Infatti, diciamo, la differenza tra paesaggio dell'invaso e paesaggio dilatato la ritroviamo sempre all'interno di questo percorso. Nel caso delle cave di tufo, per esempio, vederle dall'alto ha tutta un altro tipo di percezione rispetto al vederle dall'interno. Per cui questi paesaggi si dividono sostanzialmente tra
paesaggi che hanno un bacino visuale più dilatato, quindi quasi a 360 gradi, e paesaggi invece che hanno una visuale più direzionata, che prende dei punti di vista precisi. E diciamo, poi in corrispondenza di questi punti di vista, e non solo, abbiamo individuato una serie di interventi, diciamo, a livello strategico, che si dividono tra interventi per riconnettere. E quindi laddove, per esempio, il percorso era interrotto o discontinuo, proponiamo dei ripristini con pavimentazioni o passerelle, oppure guadi lì dove è un po' complesso attraversare la gravina, insomma, interventi di riconnessione molto puntuale. E qui vediamo un esempio. Tanto, interventi per sostare, quindi diciamo zone di sosta, sedute, punti informativi, stele informative, eccetera, e interventi per osservare, quindi diciamo legati ai punti di vista, con dei piccoli belvedere o diciamo cose del genere. E qui c'è soltanto un esempio, in cui adesso si vede, diciamo, che proponiamo il ripristino dell'antico percorso dei Cavamonti. Qui ci troviamo nei pressi della Cava del Sole, prima che ci fosse, diciamo, la Serra del Sole con Matera 2019, e diciamo, questo è il lavoro a grandi linee, perché poi diciamo, apre di diversi spunti di riflessione. Mi piaceva parlarvene proprio perché da questo lavoro poi sono nate una serie di considerazioni che affronteremo adesso parlando del Museo della Città, ma soprattutto perché è un lavoro che continuo a portare avanti, ritorna attuale soprattutto diciamo, dopo l'anno cruciale di Matera 2019, in cui il flusso turistico poi è stato così impattante, per cui è un modo anche per proporre un'alternativa al turismo invasivo, al turismo di massa, che diciamo poi rende di Matera una visione incompleta, parziale, che si riferisce molto spesso soltanto al panorama dei Sassi. Invece questo è un'alternativa di turismo più consapevole. E tra l'altro leggevo un articolo proprio in relazione a questo tempo sospeso che stiamo vivendo, questo confinamento, perché ci si inizia proprio a porre la questione di quale sarà nel futuro il modo in cui torneremo a fare i turisti, in cui torneremo a viaggiare, anche relativo proprio a questa estate prossima, e si incentivavano molto diciamo, le esperienze di turismo lento, di turismo nei luoghi più incontaminati, per cui anche in questo senso questo progetto potrebbe essere un'alternativa importante. Allora, questo è diciamo, il progetto di cui parlava anche la professoressa prima, di cui non sono fondatrice, ma diciamo, sono attiva componente. E siamo, diciamo, un gruppo di amici. Il progetto si chiama Volevo solo aprire un museo per adesso, ma in realtà il progetto è quello di aprire un museo di arte contemporanea, un centro di produzione culturale nei Sassi di Matera. E siamo, diciamo, un gruppo di under 30, tutti ad eccezione di Rita, che Rita Padula è la padrona cioè la proprietaria dello spazio di cui adesso vi racconterò la storia. E siamo Chiara Walzer, Deborah Russo, Mauro Acito, che è il frontman del gruppo, diciamo è lui il fondatore del progetto, Dario Colacicco, io e Alessandro Simili. Adesso, questo è il nostro sito internet, perché non avevamo budget per i disegnetti, accontentatevi, usate l'immaginazione. Nel senso, è anche un modo un po' per scherzare sul fatto che questo progetto ci sta, diciamo, impegnando moltissimo e diciamo, incontra a volte anche molte resistenze e molte difficoltà, purtroppo.
Però insomma, noi non ci perdiamo d'animo. Questo è lo spazio, questo è il contesto, diciamo, di riferimento. Si tratta della Torre Capone, che vedete qui, che è uno degli ultimi presidi, diciamo, della cinta muraria medievale, datata al XIII secolo, quindi ancora prima delle mura, del Castelvecchio, ed è un posto di proprietà di Rita Padula, che diciamo nella società di Volevo Solo Aprire un Museo, che è la zia di Mauro, per cui diciamo, la storia è un po' singolare, la storia di questo posto, nel senso che la mamma di Rita le regalò questa torre medievale per il suo 18° compleanno. Negli anni 70, quindi in un'epoca in cui comprare, cioè acquistare una torre medievale nei Sassi di Matera non costava niente, perché il patrimonio immobiliare dei Sassi era praticamente pari a zero, cioè era completamente sottovalutato. E per cui lei e il suo gruppo di amici aveva, diciamo, iniziato a frequentare gli spazi di questo posto per l'intrattenimento, lo svago. Avevano una camera oscura all'interno della torre, però per una serie di vicissitudini poi è rimasto sempre, diciamo, disabitato. Per cui noi ci siamo ritornati, noi con il nostro gruppo di amici, nel 2017, e abbiamo trovato questo stato dei luoghi, che è praticamente il classico esempio per cui la natura poi prende il sopravvento quando l'azione antropica non è presente sui luoghi. E quindi, diciamo, siamo entrati in questo posto, che era un posto in realtà molto interessante, e abbiamo deciso subito di farci qualcosa. Diciamo che ci siamo trovati davanti al bivio, se, diciamo, potevamo fare il bed and breakfast più fico della città, dei Sassi, oppure aprire un museo di arte contemporanea. E diciamo che, non so se per fortuna o per sfortuna, abbiamo deciso di optare per la seconda opzione. Per cui il progetto poi di questo museo è quello di farne un centro di produzione culturale. Infatti la prerogativa è proprio, qua si vede il prima e il dopo, quindi siamo entrati, diciamo, nel posto che era così. Adesso, dopo una serie di lavori di restauro e risanamento conservativo, questo posto, diciamo, ha riottenuto una nuova dignità, non che prima non ne avesse. E per cui abbiamo deciso di intraprendere questo progetto. Abbiamo scritto un progetto culturale, un business plan, perché comunque ci vogliono poi sempre un piano economico per affrontare un certo tipo di progetti legati all'impresa culturale. E abbiamo ottenuto un finanziamento da Intesa San Paolo, per cui, diciamo, ci tengo anche a precisare che stiamo autofinanziando il progetto, non abbiamo avuto incentivi da parte della città o della regione, o meglio, abbiamo vinto un bando regionale di 37.000 euro, che però oggi, tra l'altro, sono 2 anni esatti dal momento in cui abbiamo presentato il bando. Non abbiamo ancora mai avuto diciamo, la determina che ci dicesse: potete accedere a questo finanziamento. Nel senso, noi risultiamo vincitori, idonei, ma non abbiamo ancora avuto poi risposte sull'accedere al finanziamento. Comunque, quindi abbiamo aperto un mutuo per finanziare questo progetto, che è stato definito bancabile, quindi un progetto valido dal punto di vista finanziario dalla banca, e abbiamo potuto far partire i lavori di restauro del posto, che adesso appare così. È un posto molto complesso, poi, come la maggior parte dei posti dei Sassi, per cui il museo si svilupperà
negli ambienti adiacenti a questa torre, che è una torre piena, nel senso non è abitabile, è una torre piena, cioè era un presidio per cui ci si può salire ma non ci si può entrare. Questi sono gli spazi recuperati, i lavori di restauro sono praticamente all'80%, sono quasi finiti. E noi continuiamo a lavorare, però qui diciamo adesso siamo un attimo fermi, ma non ci ha bloccato il coronavirus, ma ci ha bloccato invece l'amministrazione comunale, perché c'è anche un'altra questione, che è quella per cui abbiamo richiesto, diciamo, la concessione di due locali demaniali adiacenti al nostro spazio, ma anche su questi non abbiamo risposte, nonostante siano anni che i proprietari di questo spazio li stiano richiedendo. Però nonostante questo, noi comunque continuiamo a lavorare da remoto, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo iniziato a produrre la prima mostra con gli artisti sul posto. Nell'arco del 2019 si sono susseguiti, diciamo, due gruppi di artisti, uno internazionale e uno nazionale, a lavorare nel nostro spazio, proprio perché poi la prerogativa di questo museo è quello di ibridare le competenze dell'arte contemporanea con le risorse locali. Infatti anche la scelta, la volontà di lasciare questo posto dal punto di vista del recupero architettonico, diciamo molto fedele a come era all'inizio, vuole delineare proprio dei nuovi linguaggi di commistione tra l'arte contemporanea e il territorio, che quindi, diciamo, scardina un po' quell'idea dell'arte contemporanea legata al white cube, molto asettica, è completamente un'altra storia. Per cui noi continuiamo a lavorare, adesso, diciamo, in questo periodo soprattutto intessiamo reti. E nel frattempo abbiamo aperto una webserie che volevo solo aprire un museo. Abbiamo un canale YouTube per chi volesse può andarlo a vedere, in cui diciamo raccontiamo tutto il processo di realizzazione di questo museo. In realtà, questa tecnica di comunicazione molto handmade, quindi il sito che abbiamo fatto da noi, il blog, sono, diciamo, volutamente lasciate così handmade, perché in realtà lasciano presagire poi qualcosa di molto serio che si spera arriverà presto. Infatti stiamo già collaborando con dei grafici per diciamo il progetto del logo, un sito vero, proprio perché alla fine il messaggio che poi vogliamo che passi è quello che fare impresa culturale è una cosa seria, soprattutto in un contesto dove farlo non è per niente facile. E quindi, diciamo, questo è l'altro capitolo del progetto. Diciamo, con queste mie esperienze poi volevo agganciarmi al discorso del Museo della Città. Non so Sì, se ci anche una considerazione di Davide Brindisi che appunto sottolineava che purtroppo nel nostro paese, poi nel Mezzogiorno ancora di più, che oltre l'ignoranza culturale che io ritengo sia abbastanza vasta nei ceti dirigenti che stanno lì non sappiamo bene perché, e appunto una burocrazia lenta che non risponde. Sì, è così purtroppo. Sta anche a noi, diciamo, fare del tempo, come diceva anche Tognetti nella conferenza di sabato, fare del tempo una risorsa, quindi diciamo portare dalla nostra parte la risorsa del tempo e muoverci come si può. Sì, c'è Chiara che vuole intervenire. Sì, buongiorno. Allora, io volevo intervenire perché ho delle questioni legate all'idea di museo.
Perché Silvia all'inizio diceva: io mi sento in formazione, in una fase ancora formativa, e quindi non sarà una lezione, ma sarà piuttosto una serie di riflessioni che mi piace condividere con voi. In realtà, io ho conosciuto Silvia non da tantissimo tempo, era appena laureata e aveva apportato con sé per farsi conoscere il suo prodotto, cioè la tesi di laurea, e poi man mano frequentandola ho insomma iniziato a conoscere anche quale era il suo progetto di cui vi ha appena raccontato. E essendo stata io molto critica nei confronti della musealizzazione delle cose e degli oggetti, o di un'idea che comunque non appartiene ad un modo di fare contemporaneo, ad un modo di maneggiare anche i patrimoni da un punto di vista molto contemporaneo. E avevo come riferimento, tanto per tornare a Parigi, di un patrimonio più dinamico, più non tanto da preservare, tutelare, quindi che trovava posto nei musei, quanto piuttosto in un patrimonio da creare e quindi attivo e proattivo nei confronti di un'attenzione più verso un futuro che verso un passato. Quest'idea di museo, quando me l'ha raccontata Silvia, aveva in me insomma, suscitato qualche perplessità. Dopodiché, e dicevo, il mio riferimento per i centri culturali è più il Palais de Tokyo che un museo, e il Palais de Tokyo non lo puoi categorizzare tra i musei. È un centro culturale in cui si espone anche, ma si fa tanto altro. Poi man mano, ed è lì che Silvia è diventata la mia maestra, perché io imparo da lei, e non è lei ad essere in formazione, ma sono anch'io, non è solo lei ad essere in formazione, ma anch'io. Quindi nel confronto con Silvia, nel sentirle raccontare, poi non abbiamo mai avuto un vero e proprio confronto su questo tema, però nel racconto di cui oggi, insomma, ho visto anche delle immagini, ho iniziato a capire che forse in quella ironia del volevo solo avere un museo c'era tutto quello che io attribuivo a istituzioni che per loro statuto sono antimuseali, non so come se mi sono spiegata bene. E Silvia è diventata tanto un'ispirazione per me che ho comprato ieri un romanzo che si chiama Il Museo delle Promesse Infrante. È un romanzo ed è ambientato a Parigi. E non sto facendo promozione al romanzo perché non so se avete voglia e tempo o piacere di leggerlo, però l'ho comprato pensando a Silvia e pensando a quello che Silvia sta facendo, sta provando a fare con i suoi compagni di viaggio e di avventura. E questo romanzo, ambientato a Parigi, guarda caso, parla di un museo. Di un museo e nella spiegazione, insomma, nella sintesi, nella sinossi di questo libro inizia così la sinossi. Esiste un museo a Parigi dove non sono custoditi né quadri né statue. In questo museo si conservano le emozioni. Poi c'è una specifica accezione di emozioni, cioè le emozioni vissute che hanno comunque un ricordo doloroso, però mi fermo qui perché secondo me quello che loro stanno provando a fare è proprio questo, cioè è un non museo così come noi lo immaginiamo, perché la prima domanda che mi sono fatta, ma rispetto alla rete dei musei della Basilicata, questo museo che aggiunge? Cioè perché ci dovrebbe essere bisogno di un altro spazio per l'arte contemporanea? Forse il tentativo, e questo lo pongo come domanda per capire da Silvia se ho imparato bene la sua lezione, forse questa domanda trova risposta nell'incipit di della sinossi di questo libro, o sbaglio? No, sì, è così, anzi, grazie,
Grazie per questa riflessione. E effettivamente, diciamo, questo museo non si pone poi come un'aggiunta a qualcosa che già c'è, ma si pone piuttosto un po' come una provocazione a quello che non c'è e che ci potrebbe essere. Per cui non abbiamo bisogno di un museo dove conservare altri reperti, cioè bisogno di diciamo una nuova narrazione. E, a proposito di questo, volevo anche dire che in realtà noi non ne parliamo molto, anche perché non abbiamo riscontrato a livello locale un'attenzione molto forte, cioè almeno dal mio punto di vista. Mi sono sentita un po', cioè non ci siamo sentiti presi sul serio. E anche per questo la provocazione, no, del nostro modo di comunicarlo, quindi con questo blog, con il sito fatto a mano, cioè diciamo tutto questo progetto ruota intorno a questo tipo di provocazione. Però, per esempio, dai vicini, quindi proprio dalla comunità, degli abitanti dei Sassi che vive vicino alla torre, sono 4-5. C'è stato subito invece una complicità, diciamo che hanno preso con molto entusiasmo questo progetto, tant'è che ci hanno dato l'acqua, l'elettricità quando avevamo bisogno, diciamo, in fase di cantiere, cioè. Diciamo che da questo io ho capito anche che di una cosa del genere, più poi per i contenuti che produrrà, che saranno anche molto importanti e poi di qualità, mi auguro, diciamo, vuole mettere in luce un bisogno, secondo me, che è quello degli abitanti di Matera e del sud in generale. Che è quello che i giovani possono fare qualcosa di diverso e dare nuovi spazi alla città. Questo, poi, diciamo, al di là adesso di questo tema, ancora ho preparato delle considerazioni sul Museo della Città, che è un'altra cosa rispetto a questo nostro progetto, e ho, guarda caso, preso molti esempi francesi per affrontare il discorso. E prima di cominciare vorrei aggiungere che probabilmente questa idea, come dire, deve trovare altri amici, e farlo sapere, creare occasioni di conoscenza, perché ovviamente nel momento in cui ci si rivolge, diciamo, a quel gruppo che avrebbe la possibilità di decidere, ma non decide perché non è capace, non si rende conto di quello che significa. Quindi, come sempre, bisogna fare una massa critica, poi, che in qualche modo spinge, perché, se noi continuiamo a pensare di portare avanti i nostri progetti solo attraverso dei contatti, quindi, che possono essere più o meno diretti, a dei uditori che quindi sono sordi, sono normalmente sordi e quindi non funziona, la strada deve essere diversa. Se noi pensiamo per esempio al grande successo dell'Atlante delle emozioni, che è appunto stato un modo diverso di musealizzare, virgolette, qualcosa che è così difficile da acchiappare, da come dire, imprigionarle queste emozioni come in uno scatto fotografico, significa che le persone sentono il bisogno di cose che in qualche modo abbiano dei percorsi diversi e che finalmente si riapra anche qui a Matera, come era stato anche all'inizio. Questa avventura della candidatura di Matera 2019, un po' di sperimentazione e un po' di coraggio. E questa sperimentazione e questo coraggio, ovviamente, bisogna sapersi farsi ascoltare, o come io sempre spero, continuo a dirlo, non mi stancherò mai di farlo, e che, come dire, queste amministrazioni comunali siano prese
da chi è capace. E ovviamente bisogna mettersi in gioco, cioè non si può stare a guardare la finestra. Ripeto, ognuno di noi piacerebbe continuare a fare le cose che gli piacciono e che questo impegno richiede un tempo, ma forse è arrivato il momento di prendere quel tempo perché sennò saremmo congelati ancora di più dopo questa emergenza e durante l'emergenza. Quindi E grazie. comunque, a proposito di questo, tra l'altro, io avevo chiesto anche a Mauro, diciamo, ai miei amici di intervenire se avessero voluto a questa conversazione, però Mauro adesso è impegnato perché è, diciamo, dal sindaco, finalmente sono riusciti ad avere questo incontro proprio per parlare sulle questioni dei locali demaniali, però sul progetto in generale, per cui diciamo che alla fine, a furia di insistere, forse qualcosa si smuoverà. E per quanto riguarda le relazioni, abbiamo avuto, prima lo accennavo, molto interesse da fuori, dall'esterno, quindi dall'estero, ma anche da altre realtà del sud, soprattutto pugliesi, con la Farm Cultural Park, pure abbiamo un bel, diciamo, rapporto di scambi relazionali. E, insomma, diciamo, le reti è indispensabile costruirle per questo tipo di progetto. Mi auguro che anche qui, diciamo, si possa creare una rete, uno scambio fertile. Comunque ci sono una sollecitazione e una domanda, oltre che dei grandi complimenti sempre da Michele De Bernardis, che dice un bellissimo esempio di controtendenza rispetto alla situazione che Sassi stanno e hanno vissuto, e vi fa onore aver dato una funzione diversa da quella del B&B, che non ne possiamo più. Saverio Massaro invece ti chiede se avete partecipato alla call to action per la mappatura nazionale dei nuovi centri culturali di Che Fare e ti invia anche il link e ti dice se Grazie. l'avete fatto. E invece Donatella D'Alessandro ti chiede in quale modo sono stati scelti gli artisti, cioè se c'è già un progetto culturale. Rispetto alla scelta di chi ospitare in questo museo, e Silvana Chiuz ti fa i complimenti anche da un punto di vista, come dire, dell'azione politica, poi che significa mettere in atto un processo di un museo diverso. Grazie. No, per quanto riguarda gli artisti, in realtà Mauro, che è il fautore del progetto, diciamo, è lui che tira un po' le fila della relazione con gli artisti, perché anche lui, come me, è stato in Francia per un anno durante la sua formazione, dove ha fatto uno stage al MIMA di Bruxelles, che è un museo di arte contemporanea, di arti iconoclastiche, insomma, diciamo, di grafica e arte contemporanea, e quindi ha avuto modo di conoscere moltissimi artisti, e infatti anche con MIMA siamo molto in contatto, c'è una sinergia. Poi abbiamo anche, diciamo, amici pugliesi che lavorano nel mondo della galleria dell'arte contemporanea, per cui in questa fase, diciamo, che ci siamo fatti un po' noi curatori, per cui abbiamo scelto degli artisti che erano già dei riferimenti per noi, e in futuro vediamo come si evolverà la situazione, magari apriremo delle call anche per artisti locali, questo ancora non lo sappiamo. Non so, vedo che scrivono. Posso Un'altra dire domanda, una sì, parola? prima diamo la parola alla Posso? professoressa Chi. Veramente sono contenta di stare ascoltando questo seminario, Silvia, perché fra l'altro raccolgo un po' di cose che hanno già detto le mie colleghe e rilancio. E cioè, sia mi verrebbe da chiamare questo museo, questo non è un museo. Per dare anche l'idea di questa apertura culturale su tantissimi fronti che state affrontando,
E ho scritto che mi sembra un progetto politico perché mi sembra che intanto credo che tutti gli studenti adesso che ti stanno ascoltando possano prendere una delle parole che tu hai detto come fondativa anche del loro futuro, cioè coraggio, no? Non lasciarsi ostacolare da dei limiti quando si risponde, diciamo così, al proprio desiderio più profondo. No? Che è quello di far accadere delle cose, ognuno nel proprio campo, ma a partire proprio da un'esigenza profonda, questo ce lo stai mostrando nei progetti che ci hai fatto vedere, anche della tua tesi. Quindi mi sembra che possiamo appunto tutti trarre invece dei bellissimi insegnamenti da te oggi, Silvia. E peraltro, fra l'altro, mi candido pure io a darvi una mano se serve in qualunque cosa, in particolare di questo Grazie. non museo, perché poi, come stava dicendo anche la professoressa Macaione, Ina, l'importante è anche quali sono gli interlocutori e le squadre a cui si mostra il proprio lavoro. Non saremo sempre approvati da tutti, ma questo non ci deve ostacolare, ci deve consentire di andare al di là di quel limite. Quindi, grazie. Grazie Silvana. No, però mi sono dimenticata di dire alla fine, forse non, ho omesso questo piccolo particolare che in realtà è pure fondamentale, che questo non museo, perché di fatto lo è, si chiama TAM. Quindi diciamo che noi siamo il team TAM e questo progetto. Comunque, se non ci sono, diciamo, Io altre. direi di passare al Sì, sonno anche. perché spero che la prossima amministrazione finalmente, con l'aiuto di tutti, possa far partire sia il TAM, che è un bellissimo progetto, sia questo Museo della Città. E ovviamente, parlando di Museo della Città, è giusto che io citi Gigi Acito. Che spero sarà uno dei nostri relatori prossimamente, che da tantissimi anni, non so, credo di avere conosciuto Gigi attraverso questa sua idea di voler fare questo museo della città, che ovviamente diciamo nel suo lavoro è soprattutto sui contenuti e non sulla forma e come dire. Grazie a Silvia, cominciamo a lavorare anche a quale può essere una forma, dove potrebbe cominciare a trovare posto, quale essere l'inizio di questa avventura. Quindi grazie a Silvia. Ok, allora, tra l'altro questa è la parte più consistente della presentazione, quindi spero di andare veloce. Comunque, il museo e la città, che cos'è? Cioè, proviamo a dare una definizione, perché in realtà è un concetto molto, molto ampio e molto anche indefinito, nel senso che io non mi sentirei di dire che c'è un significato univoco per il museo e la città. Quello che diciamo è universalmente condivisibile è che il Museo della Città ha il compito di farsi ra di rappresentare la realtà urbana, la realtà cittadina. In realtà ci sono alcuni studi che poi trovano le origini del Museo della Città in alcuni esempi, diciamo, di inizio 800 dei musei, come per esempio il Museo dei Monumenti Francesi, che sono nati un po' per diciamo, mettere insieme, catalogare l'identità collettiva poi della nazione. Il caso del Museo dei Monumenti Francesi, poi in particolare, è un caso singolare perché è nato diciamo, dopo la Rivoluzione Francese, in cui c'è stata un'alienazione di tutti i beni, soprattutto ecclesiastici. E quando diciamo, lo Stato poi ha acquisito la proprietà di questi beni, è nata la necessità di tutela
dei beni architettonici e culturali, e quindi si è iniziato proprio a conservarli, cioè c'è stata una commissione indetta appositamente per conservare questi reperti, tra virgolette, questi monumenti, e nel convento dei Petit Augustin c'è stato proprio, cioè era diciamo il luogo che doveva essere adibito alla conservazione dei monumenti, per cui in realtà da un magazzino, perché non era altro che un magazzino, e dalla lungimiranza del suo custode, che poi era l'artista Alexandre Lenoir, che diciamo con sapienza e con dedizione ha iniziato a dare un ordine cronologico a tutti i monumenti e a catalogarli, è nato quel monumento, il Museo dei Monumenti Francesi. E per la prima volta, diciamo, attraverso alcuni oggetti, metteva in mostra l'identità poi di una nazione. È chiaro che col passare del tempo, nel corso dei secoli, soprattutto con l'avvento del secolo scorso, del Novecento, l'idea di museo è cambiata completamente. Quindi, diciamo, si è un po' è stata oltrepassata l'idea del museo come edificio che serve a catalogare e a conservare alcuni reperti, ed è diventato, diciamo, un museo dinamico, aperto alla città, quindi un museo della città per la città, con attività didattiche, laboratoriali, eccetera. Per cui qui ritroviamo, diciamo, il concetto di museo che è un concetto in divenire, anche perché banalmente rappresentare la popolazione urbana, che significa? Cioè, come si fa se la popolazione urbana e la realtà di una città è una realtà di per sé in continuo divenire? C'è bisogno di aggiornamenti, e poi io credo che, diciamo, ogni realtà sia dissimile, sia unica, per cui diciamo, mi sento di dire che il museo della città prende il suo significato in maniera differente, da città a città. Quindi no, allora, questa foto l'avevo messa in realtà in riferimento al museo dei monumenti francesi, non perché sia il Museo dei Monumenti Francesi, che non esiste più di fatto, ma è un museo di Parigi, che è la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, che prende, diciamo, nasce proprio dalla fusione tra la Scuola di Alta Formazione di Architettura, l'Istituto Nazionale di Architettura e il Museo dei Monumenti Francesi, ma non il primo di cui vi ho parlato, ma quello fondato da Viollet-le-Duc nel 1879, quindi circa, diciamo, 7 anni dopo. Ed è un museo molto bello, tra l'altro, che vi consiglio di andare a vedere, anche perché c'è tutta una sezione, oltre a questa diciamo, dei monumenti dell'architettura francese, anche dell'architettura moderna francese. Infatti c'è anche un modello scala 1 a 1 di una degli appartamenti dell'unità d'abitazione di Marsiglia, di Le Corbusier. Però, al di là di questo piccolo excursus, volevo riportare anche un po' l'esempio del Museo di Roma, per far capire proprio come il concetto di museo della città poi è un concetto che si adatta alle esigenze che mutano costantemente della popolazione urbana. Il Museo di Roma, diciamo, nasce negli anni 30 del Novecento all'interno di questo edificio, che è l'ex Pastificio Pantanello a Roma, nel centro storico di Roma. Diciamo, a seguito di una propaganda culturale del governatorato di Roma. Infatti siamo in periodo fascista, e in questo edificio c'era già il Museo dell'Impero, che metteva in luce, diciamo, la storia romana dell'antica Roma, di cui il regime, appunto, il governatorato si faceva legittimo erede, e diciamo, si istituì questo Museo di Roma proprio come invece controparte, quindi per parlare della città moderna, anzi della città a partire dal Medioevo, della città moderna. Diciamo, a seguito poi degli eventi bellici è stato chiuso, però oggi si ritrova, cioè è aperto.
anzi dagli anni 50 è stato riaperto ed ha sede nel Palazzo Braschi, che è un palazzo molto bello e diciamo ha totalmente cambiato la sua collezione negli ultimi 50 anni, proprio perché anche, diciamo, rispetto, faccio una riflessione, anche rispetto, per esempio, all'avvento della fotografia, questo museo aveva collezionato una serie di fotografie, di reperti digitali che sono un patrimonio che si aggiunge rispetto a quello, diciamo, storico, artistico, convenzionale, abiti di scena, di spettacoli, per cui aveva raccolto praticamente migliaia di reperti e ha iniziato un riassestamento della sua produzione che si è conclusa nel 2017, in cui per esempio tutti i contenuti non sono messi in mostra, esposti in maniera cronologica, non seguono una successione cronologica matematica, per esempio. E diciamo questa necessità di riassestamento, di rivisitazione dell'idea di museo poi è stata estesa a tutti i musei della città di Roma, per cui il Museo della Città a Roma è un insieme eterogeneo costituito da musei di epoche diverse, di siti archeologici. Per cui che cosa voglio dire con questo? Che nel caso di una realtà come Roma, diciamo, il museo deve rispondere anche a delle necessità logistiche che derivano dalla sua forma urbana, per cui la tipologia diffusa rispondeva meglio al racconto della città, alla narrazione della città, e questo offre sia un'offerta diversificata, perché poi diciamo i musei sono tutti molto validi e molto eterogenei, e anche un presidio del museo sul territorio, perché in questo modo risponde alla necessità degli abitanti di Roma di avere poi nel proprio quartiere tutto a portata di mano, per cui in questo modo tutti possono avere a portata di mano un museo di riferimento in ogni quartiere, e si instaura questo rapporto tra museo e città, secondo me molto, molto valido. A parte che poi musei in comune propongono una serie di attività, notti bianche all'interno dei musei che sono costantemente messi in rete. Questo è il caso della Centrale Montemarchini, lo prendo un attimo come esempio non perché fosse il mio museo di riferimento, nel senso che io abitavo in questo quartiere che è Ostiense ed avevo vicino la Centrale Montemarchini, che è uno dei miei musei preferiti a Roma, ma diciamo, lo prendo come esempio perché nasce innanzitutto in una centrale idroelettrica, in una vecchia centrale termoelettrica di Roma, in un'area di Roma molto complessa, che è Roma Ostiense, quindi diciamo una zona con un passato industriale che è ancora molto forte, in cui le archeologie industriali vivono praticamente con il tessuto urbano che si è espanso tantissimo, ed è una zona molto contemporanea, anche molto in voga. E questa è una mia foto che secondo me è emblematica del fatto che poi questo museo faccia capire come tutti gli altri musei di Roma, faccia capire come in realtà questa patina di antico che è permanente a Roma assista poi alla trasformazione di una città che cresce costantemente. E mi rimanda anche questa immagine un po' anche a un atteggiamento, se vogliamo, inerme dei romani che non fanno niente di fronte al cambiamento per certi versi, nel senso che questa è una foto, diciamo, fatta dalla centrale Montemarchini di Roma oggi. Diciamo, a Roma c'è questa caratteristica, adesso non scendo nel merito se sia una cosa giusta o sbagliata, però tutte le archeologie, a partire da quelle antiche, a finire a quelle industriali, sono lasciate un po' allo stato di rudere
perché vengano viste così come sono. Per cui anche in questo caso le architetture industriali sono diventate delle archeologie industriali e questo è, diciamo, una realtà urbana che secondo me viene messa in mostra in maniera corretta dal Museo della Città. Beh, questo è per dire che poi il museo della città trova significato nella città di cui si fa rappresentazione, tutto qui. In realtà l'ICOM, che è l'International Council of Museums, prova a dare una definizione univoca di museo della città, che adesso leggerò testualmente, e dice: i musei della città sono centri di un'azione coordinata volta alla rappresentazione culturale della popolazione urbana tramite la celebrazione di un'identità comune, il senso delle proprie radici e la valorizzazione delle diverse comunità, l'individuazione delle risorse per le attività di sviluppo culturale della comunità con riferimento al patrimonio culturale e naturale del centro urbano e del territorio circostante, l'istituzione di un centro di coordinamento per la salvaguardia, l'incremento e la comunicazione degli sforzi artistici e culturali di tutta la popolazione. Va bene, diciamo che a partire da questa definizione mi piaceva estrapolare alcuni concetti chiave che secondo me sono poi diciamo, calabili nel contesto locale matrerano. Quindi, diciamo, da questa definizione scelgo di prendere questi concetti che sono l'azione coordinata. Abbiamo visto anche dalla nostra esperienza di Volevo solo aprire un museo, come un'azione coordinata sia indispensabile, soprattutto in una realtà, che è quella di Matera, in cui io mi sono accorta che ci sono una serie di presidi, ci sono molte associazioni, però è come se fossero tutte realtà che lavorano un po' nell'autonomia e invece ci sarebbe bisogno di fare questa azione coordinata. Adesso vi mostrerò degli esempi in cui questa azione è molto presente ed è, diciamo, si fa non da portavoce, però è emblematica di come le realtà territoriali, quando lavorano insieme, sul territorio in maniera sinergica, poi riescano a fare delle cose importanti. Poi, rappresentazione culturale della popolazione urbana, l'abbiamo visto anche nel caso di Roma, diciamo, è importante mettere al centro la popolazione urbana perché poi i cittadini si sentano anche rappresentati dal museo della città. La valorizzazione delle diverse comunità, che nel caso di Matera, secondo me, potrebbe essere riferito agli abitanti delle periferie, quindi dei diversi quartieri, anche in questo caso, quartieri e periferie molto distanti l'una dall'altra, non fisicamente, ma diciamo mentalmente, culturalmente, per cui il Museo della Città, secondo me, dovrebbe costituire e rappresentare una nuova centralità urbana che unifichi un po' queste diversità e che si faccia, diciamo, da punto di riferimento per valorizzare poi le diversità nelle comunità locali. Individuazione delle risorse per le attività di sviluppo culturale. E anche questo è fondamentale perché abbiamo visto in una situazione in cui l'amministrazione, come diceva qualcuno prima, ha questi tempi biblici, un'istituzione come il Museo della Città che offra degli spunti, dei bandi, delle soluzioni più a breve tempo per incentivare alcune attività di sviluppo culturale, soprattutto per i giovani, secondo me sarebbe, diciamo, ce ne sarebbe molto bisogno. Riferimento al patrimonio culturale e naturale del centro urbano e del territorio circostante si spiega da solo, anche perché il contesto di Matera l'abbiamo visto anche con il discorso sulla mia tesi di laurea, è diciamo, un discorso in cui il territorio, il patrimonio permea nella forma urbana della città, cioè è un legame molto forte per cui ci sarebbe bisogno di valorizzarlo. E centro di coordinamento per la salvaguardia, anche questo è un punto molto importante, perché abbiamo assistito a
diciamo, a degli episodi in cui spesso la tutela del paesaggio è stata un po' sopravvalutata. Mi riferisco per esempio all'urbanizzazione un po' incontrollata e selvaggia che mette a rischio alcune parti di città in cui il valore ambientale, geomorfologico è molto importante. E quindi a queste definizioni, a questi concetti aggiungerei laboratorio per la pianificazione urbana e centro di elaborazione della città futura, perché il museo si ponga anche un po' come osservatorio per la città e per controllarne l'espansione anche in maniera corale, coinvolgendo gli abitanti, i cittadini, perché credo che un buon museo della città, per chiudere un po' il discorso sul significato, su che cos'è un museo della città, dovrebbe mettere insieme la storia passata, quindi il patrimonio, con la città presente, i suoi abitanti, ma farsi soprattutto centro di elaborazione della città futura. E adesso comincerò con una serie di esempi, andrò molto veloce, ognuno dei quali poi riprende uno di questi concetti, secondo me fondamentali. E inizio appunto da Parigi, con il Pavillon dell'Arsenal, che è un centro di ricerca sull'architettura e sull'urbanistica locale. Questa è una foto che ho fatto a dicembre, quando ci sono tornata l'ultima volta. È strutturato così, c'è questo grande, diciamo, spazio, questo foyer, che però è uno spazio pubblico di fatto, cioè è l'estensione all'interno del museo, dello spazio pubblico esterno, e diciamo, sulle pareti cerca invece di riportare la storia della crescita urbana, dell'espansione di Parigi, secondo delle direttrici che, oltre ad essere delle direttrici cronologiche, quindi delle linee del tempo, sono delle direttrici tematiche. Per cui questo, secondo me, è un buon, diciamo, metodo comunicativo e diciamo, didattico esplicativo per affrontare alcuni temi che possono essere quelli dell'abitare, quelli dell'infrastruttura, quelli del paesaggio attraverso il tempo. C'è anche un grande plastico, oltre che questa mappa interattiva di Parigi che abbiamo visto prima. Mentre al piano di sopra ci sono invece delle mostre temporanee, si susseguono delle mostre temporanee, per esempio questa Capitale Agricole, Paris Habitat, erano, diciamo, sono delle mostre che poi, insieme alla rappresentazione permanente delle trasformazioni urbane, fanno un po' la rappresentazione culturale della popolazione urbana. Questo era un altro evento in cui, diciamo, si faceva un discorso sui playground e quindi sulla situazione urbana relativa allo sport. Avevano messo questo grande muro di arrampicata, libero e aperto a tutti, ovviamente. È un posto che si fa a centro di elaborazione della città futura. Mi riferisco a parte che in questa foto vediamo come, diciamo, lo spazio venga adattato poi alle funzioni, alle esigenze, e questa mappa interattiva all'occasione diventi un palcoscenico per chi deve fare le conferenze, gli interventi sulla città. È il caso di Reinvente Paris, che rientra appunto in tutta quell'operazione del Grand Paris di cui parlava la professoressa Maccaglione prima, di cui hanno fatto la mostra dei progetti proprio all'interno del padiglione, del pavilion dell'Arsenal. E spendo proprio due parole su questo progetto di Reinvente Paris, che secondo me è un progetto esemplare, che ha segnato un grande capitolo della storia urbana della città. E praticamente è stato un grande concorso bandito dall'amministrazione comunale di Parigi per la riqualificazione urbana di alcuni posti. Quindi, diciamo, la proposta era quella di riqualificare 23 siti che spaziavano dal vuoto urbano all'edificio in disuso, alla fermata della metropolitana dismessa, allo spazio urbano, ed erano chiamati a parteciparvi, cioè era aperto a tutti, praticamente.
praticamente. La prerogativa era quella di proporre dei progetti innovanti, innovativi, progetti innovativi. E per cui, diciamo, questo concorso ha aperto le porte a una serie di possibilità, per cui, a parte che ha scardinato un po' il binomio tra tecnico, progettista incaricato di progettare uno spazio e cittadino che lo deve in un certo senso subire, ma ha rivisitato il concetto di partecipazione, se vogliamo, perché poi i gruppi erano multidisciplinari, erano formati talvolta dagli stessi cittadini. E poi secondo me ha aperto proprio uno scenario relativo a una serie di esigenze mutate della popolazione urbana, che col fatto che poteva liberamente proporre dei temi, ha messo in luce alcune necessità, che erano per esempio quelle di un ritorno all'idea di comunità. Infatti la maggior parte dei progetti poi prevedeva attività di co-working, agricoltura urbana, quindi una serie di necessità vissute dalla popolazione che ha fatto riflettere l'amministrazione pubblica e quindi in questo senso c'è stata proprio una svolta importantissima. E la cosa diciamo carina è stata anche che, cioè per me è stata una sorpresa, tornare a dicembre in questo posto e vedere rispetto a questa linea del tempo, tutta una sezione nuova relativa a Reinvente Paris, a tutti i progetti che sono stati fatti negli ultimi 3 anni che io sono mancata da questo posto, mi ha sorpreso, cioè anche lo spazio museale poi si presta ad un'evoluzione proprio per assolvere a questa funzione di rappresentazione di una città che cambia. Questo mi sembrava un esempio molto calzante. Inoltre, diciamo, sulla scia di Reinvente Paris, il Pavillon dell'Arsenal si fa promotore dei bandi di concorso, e in questo caso ritroviamo l'individuazione delle risorse per le attività di sviluppo culturale, che è questa piattaforma Faire Paris, che è, diciamo, una piattaforma aperta a tutti coloro che vogliono candidare all'interno del Grand Paris dei progetti urbanistica innovante, nel senso che sono più che altro dei progetti di arredo urbano, comunque progetti più sulla scala 1 a 1, che ha avuto molto successo ed è stato ripetuto in 3 edizioni dal 2017 al 2019. Questo è un altro esempio italiano, questa volta, che è la Fondazione Innovazione Urbana di Bologna, che è un esempio, secondo me, molto forte di azione coordinata. Infatti, i fondatori di questo spazio sono il Comune di Bologna insieme all'Università di Bologna, ma diciamo, rientrano una serie di membri sostenitori all'interno del progetto, che sono per esempio l'azienda dei trasporti dell'Emilia-Romagna, CAB, che sarebbe il centro agroalimentare di Bologna, Bologna Fiere, eccetera, e dei membri ordinari che sono, oltre alla città metropolitana, anche l'Ordine degli Ingegneri di Bologna. Ed è un centro, diciamo, che nasce sulla scia dell'Urban Center, quindi diciamo, continua a lavorare a fronte dell'esperienza dell'Urban Center di Bologna sulla comunicazione delle trasformazioni urbane con i cittadini e diciamo, si occupa di fare delle analisi a livello urbano, di organizzare delle attività per i cittadini, ma sia residenti, siano residenti, sia turisti, le varie associazioni, gli enti, diventa un po' uno snodo collettivo delle trasformazioni urbane. E lo fa, cioè, diciamo, porta avanti il suo lavoro attraverso tre organi, che sono l'Urban Center, appunto, che ha un po' questo ruolo di mettere in mostra le trasformazioni, per cui periodicamente, oltre a comunicare con i cittadini, cerca di rendere tutti i progetti che si fanno a Bologna attraverso delle esposizioni. Poi c'è Immaginazione Civica, che è questa grande operazione che la Fondazione fa nei laboratori civici con gli abitanti. Questo per esempio era un laboratorio in una scuola con
con un gioco, diciamo, sulle visioni future della città di Bologna, e Cartografare il presente è il terzo progetto che, diciamo, nasce all'interno dell'Università di Bologna e si occupa proprio di cartografare le trasformazioni urbane, ma soprattutto di fornire degli strumenti per farlo. Diciamo restando al passo con i tempi, per esempio c'è questo laboratorio che si chiama Lab Under, in cui si formano praticamente giovani under 25 all'utilizzo di strumenti digitali per questo tipo di lavoro. E qui faccio una piccola parentesi, perché abbiamo visto anche in questo periodo come sia indispensabile poi diventare hacker. In questo periodo di transizione in cui il digitale potrebbe prendere piede anche in un futuro. E quindi, diciamo, l'idea di fare dei laboratori per la popolazione, per dotare la popolazione degli strumenti, digitali, secondo me è un buono spunto per un museo della città, perché comunque credo molto nelle finalità didattiche dei musei. Diciamo, restando in tema di finalità didattiche, non potevo non citare SOU, la Scuola di Architetture per Bambini a Favara, che è questo grande, diciamo, esempio di laboratorio all'interno degli spazi della Farm Cultural Park di Favara. Questi sono gli spazi. Qui sono diciamo, gli studenti, i giovani studenti con l'amico Maurizio Carta. E quindi quello che si fa è proprio educare. Diciamo, i ragazzi già da quando sono bambini ad avere uno spirito critico, un pensiero libero nei confronti della città, in un contesto soprattutto che non è così facile come quello di Favara, dove ci sono tante poi brutture, che quindi affrontare, diciamo, con l'immaginazione dei bambini è importante. E comunque lavorano molto bene come scuola. Sono in un ambiente che è super stimolante, poi quello della Farm, per cui girano personalità di rilievo, architetti, e diciamo, posso anche confermare che la didattica non si è fermata, ma fanno didattica a distanza. Infatti, abbiamo fatto anche diciamo, una lezione, come volevo solo aprire un museo con i bambini di Favara, però i bambini avevano proposto appunto. Diciamo, delle schede, avevano fatto degli elaborati, dei disegni in cui esprimevano poi come per loro dovesse essere un museo. E poi chiudo con degli esempi che in realtà apparentemente non c'entrano nulla con il museo della città, ma poi vi spiegherò perché ho preso questi esempi. E questo è l'esempio delle Grand Voisins a Parigi. È un grande esperimento sociale e urbano, direi, nato dalla fondazione, diciamo, dall'associazione Aurore Umanitaria come risposta per dare un alloggio a, diciamo, delle persone che si trovavano in situazioni di vulnerabilità, di precarietà. E il progetto qui. Adesso c'è un link in cui ci sono degli schemi che lo spiegano bene. È un esperimento di, diciamo, urbanistica transitoria e mi piaceva, diciamo, porre l'accento su questo concetto. E adesso vi spiegherò tutto attraverso questo schema. Il sito di questo progetto è il vecchio ospedale di Saint Vincent de Paul a Parigi, che nasce nel 1700 praticamente, e poi ha, diciamo, negli anni 30 e 900 una modernizzazione, per cui è diciamo, un centro sanitario di quasi 3 ettari, è grandissimo. E nel 2010 viene trasferito, per cui la città di Parigi decide di far sorgere al posto dell'ospedale, dell'azienda sanitaria, un ecoquartiere, quindi un quartiere residenziale diciamo, fortemente sostenibile,
E per cui inizia una serie di trattative, inizia il progetto, eccetera. In questo stesso periodo, quindi dal 2010 al 2013, l'associazione umanitaria Auror stringe un accordo con la PHP, che sarebbe l'azienda sanitaria pubblica, per occupare temporaneamente questo spazio in attesa di una nuova destinazione d'uso, per creare 300 posti, diciamo, di rifugio d'emergenza nell'edificio del museo. E diciamo, dopo questa convenzione che viene firmata nel 2014 e il 2015, l'associazione Auror si diciamo, associa, cioè allarga un po' gli orizzonti per la lungimiranza poi del direttore generale della fondazione, che vuole proporre un progetto, un esperimento sociale che vada un po' oltre, diciamo, il centro umanitario, diciamo, il centro per rifugiati che ghettizza alcune categorie di persone, ma decide di aprire il progetto ad altre attività aperte anche alla popolazione. E così entrano in gioco queste due associazioni, che sono Yes We Camp e Plateau Urbain, e tra l'altro tra queste due, Plateau Urbain si occupa proprio di, diciamo, riqualificare, rimettere in funzione alcuni luoghi che aspettano una nuova destinazione d'uso per aprirli, diciamo, in maniera temporanea a nuove, diciamo, start-up o progetti, soprattutto di giovani che non hanno la solidità per esempio, aprire, che ne so, una società oppure un centro culturale, un'associazione, uno studio di architettura. Quindi mette a disposizione questi spazi e ne fa, diciamo, un incubatore di idee per un periodo temporaneo, che sarebbe il periodo in cui l'edificio in questione X rimarrebbe comunque dismesso e vuoto in attesa dell'inizio dei lavori per la nuova destinazione. Per cui è un esperimento, secondo me, che viene fatto in Francia molto, molto spesso, che qui non esiste, ma che sarebbe, secondo me, la soluzione a molti problemi, soprattutto in un contesto in cui i lavori pubblici durano decenni. Quindi, praticamente una volta entrate in gioco queste associazioni, l'obiettivo è quello di favorire la mixité sociale e la creazione di una comunità, quindi la comunità delle Grand Voisins, dei grandi vicini. Si inizia con il progetto della Lingerie, che è questo, diciamo, ristorante in cui tutti gli abitanti del centro mettono a disposizione le loro risorse e quindi, diciamo, si crea un ristorante di cucine dal mondo e diventa poi un centro aperto a tutto il quartiere. Diciamo, una volta aperto questo centro, poi parte la prima stagione delle Grand Voisins, in cui sono stati organizzati eventi culturali, mercatini, attività anche di urbanistica, di tutto, adesso vi mostrerò, e anche diciamo, un campeggio, per cui oltre ad essere una sistemazione per rifugiati, diventava anche un ostello per chi voleva andare a Parigi in vacanza e non poteva permettersi di pagarsi un albergo. E, diciamo, dopo questa prima stagione, che doveva concludersi nel 2017, in realtà è ricominciata una nuova stagione delle Grand Voisins, perché diciamo, il progetto dell'ecoquartiere ha permesso agli abitanti di continuare ad occupare questi spazi in maniera ridotta. Quindi, diciamo, in una parte sono iniziati i lavori di recupero degli edifici, nell'altra parte continua ad esserci questa stagione 2 delle Grand Voisins, ed è un esperimento, secondo me, riuscito alla perfezione. In più, diciamo, loro hanno una grande organizzazione
diciamo una governance partecipata, autogestita, per cui sono organizzati in comitati e hanno anche un sistema di monetizzazione che poi deriva anche diciamo dall'affitto degli spazi a prezzo molto molto calmierato, proprio per incentivare chi non può magari permettersi un atelier o uno spazio proprio di usufruire di questi spazi, e creando poi questa mixité sociale che secondo me è veramente esemplare, perché poi si vengono a creare attività con gli abitanti delle Grand Voisin e gli abitanti di Parigi, di agricoltura urbana, piuttosto che seminari, piuttosto che feste, perché poi c'è anche la parte ricreativa. E la cosa più interessante è che rispetto al futuro quartiere, loro hanno molta voce in capitolo, nel senso che sono proprio regolamentati degli incontri tra i progettisti e i comitati rappresentanti delle Grand Voisin, per cui c'è questa comunicazione tra di loro che è veramente impressionante, io credo. E, tra l'altro, questo esempio era stato riportato anche all'interno del padiglione francese della Biennale del 2018, dal titolo Luoghi infiniti, che girava un po' intorno a questa domanda: costruire degli edifici o dei luoghi, proprio per, diciamo, far passare il messaggio che un luogo poi deve essere aperto a svariate possibilità, e solo lì c'è poi la risorsa della durabilità di un edificio. E questo è l'ultimo esempio, che è la Friche La Belle de Mai, che è un'ex manifattura di tabacchi a Marsiglia, in cui anche sono stata, ed è veramente sorprendente quello che hanno fatto, e lo porto come esempio anche perché Marsiglia, prima di Matera, è stata capitale della cultura, europea della cultura nel 2013, e proprio sullo slancio di questa opportunità è nata l'esperienza della Friche, che già esisteva in realtà, però nel 2013 ha, diciamo, ristrutturato e ampliato una serie di spazi, per esempio questo spazio che è la Galleria d'Arte, e diciamo adesso è diventata una vera e propria istituzione in città, perché diciamo con la Capitale Europea della Cultura Marsiglia ha fatto un ottimo lavoro sui quartieri che erano considerati marginali rispetto alla città. Infatti Marsiglia viveva molto di questo problema, diciamo, di criminalità, di insicurezza di alcuni dei quartieri, in cui sono stati fatti dei progetti culturali che hanno, diciamo, si sono fatti da traino per una rigenerazione urbana a tutti gli effetti. E questo è stato il caso della Friche, che non è soltanto un punto di riferimento per il quartiere, ma per tutta la città. E infatti, diciamo, da questa locandina si capisce quanti sono gli utenti che poi fruiscono di questo spazio, a partire da artigiani, bambini, moltissimi bambini, ai turisti, musicisti. Ed era, insomma, un bel esempio per passare da una capitale della cultura all'altra. Quindi, per chiudere, tornando al caso di Matera, per chiudere un po' il cerchio del discorso, vi propongo queste immagini che ho fatto proprio nella ricognizione sul campo per lo studio della tesi di laurea, in cui vediamo lo scenario del territorio materano, in cui diciamo, si inizia a vedere la città consolidata che si innesta sulla città antica. Qui iniziamo a vedere i primi elementi di disturbo proprio dal punto di vista visivo. Qui vediamo degli altri elementi che però diciamo hanno una loro ragion d'essere dal lume di un periodo industriale, se vogliamo, della storia di una città.
poi arriviamo a questa immagine che è emblematica, perché l'immagine del caos. E diciamo, con questa immagine volevo aprire, diciamo, degli spunti di riflessione su quelli che secondo me sono le maggiori criticità del tessuto locale, e quindi con queste rispondo anche un po' alle domande perché sarebbe importante avere un museo della città a Matera, oltre al fatto che non c'è, ma soprattutto perché potrebbe, diciamo, creare un presidio per arginare questa frammentazione urbana che deriva poi da una gestione incontrollata, da una crescita urbana incontrollata della città. Vediamo qui, diciamo, l'incombenza del quartiere Quadrifoglio che sta praticamente occupando tutta questa parte di Murgia Materana, senza una tutela. Quindi il presidio che il museo farebbe nella tutela della salvaguardia del patrimonio sarebbe, secondo me, necessario. E poi si porrebbe anche un po' per arginare una frammentazione che si riscontra, secondo me, anche un po' nella narrazione del patrimonio storico culturale di Matera, che negli ultimi anni è stato un po' prepotente sull'immagine di Matera, vergogna nazionale, che poi si riscatta, per cui gira un po' intorno alla retorica della vergogna nazionale. In realtà si dovrebbe mettere in luce anche tanto altro di Matera. E poi, per ultimo, ci sarebbe bisogno, secondo me, anche di un posto che si renda, diciamo, che riesca a cogliere la legacy di Matera 2019. Perché abbiamo assistito a questi ultimi anni in cui Matera è stata capitale della cultura, ad una trasformazione della popolazione urbana, cioè alcune esigenze della realtà sociale, del tessuto urbano, io credo siano mutate, e un museo della città in questo senso potrebbe rispondere a queste esigenze mutate della comunità, oltre a raccontare un pezzo di storia che si è aggiunta a quella passata, e oltre a proprio fisicamente a raccogliere alcuni dei prodotti che sono stati fatti durante le grandi mostre di Matera 2019. Per esempio, so che c'è stato Paolo Verri la settimana scorsa, io non ho potuto partecipare a quel seminario, però per esempio gli avrei chiesto, se ci fossi stata, che fine faranno alcune delle mostre che sono state prodotte, cioè magari alcune verranno, diciamo, messe a discarica, altre continueranno a viaggiare, però poi potrebbero ritornare. Cioè, c'è anche poi il tema proprio di uno spazio fisico che raccolga tutto quello che è stato prodotto. Per quanto riguarda la formula, lo spazio del Museo della Città, sicuramente un museo diffuso si presterebbe bene alle esigenze della città, ma io credo che in questo momento ci sia bisogno ancora di più di un posto concentrato per fare, diciamo, per assolvere a questa funzione di riferimento culturale della popolazione. E lo spazio che ho individuato anche da alcuni confronti con la professoressa Macaione è stato all'interno del quartiere di Piccianello. Quindi, diciamo, all'interno del mercato di Piccianello e dove c'è la fabbrica del carro della Madonna della Bruna, per una serie di motivi, sia perché, diciamo, in quanto rappresentazione culturale della realtà urbana, il fatto che sia in continuità con la Via del Carro è molto importante, perché poi la festa della Bruna, secondo me, prima ancora di essere una festa religiosa, forse, no, non voglio dire questo, però è una festa urbana che la realtà cittadina vive negli spazi urbani della città. E poi si potrebbe mettere, diciamo, sulla scia appunto della Via del Carro, anche in comunicazione con le altre realtà museali della città. Costituendo proprio un asse culturale che parte dal Museo di Palazzo Lanfranchi, per esempio, fino a Piccianello, e così metterebbe in realtà anche in comunicazione il centro storico con il resto della città e le periferie,
oppure ancora potrebbe essere cerniera tra la città e il suo territorio, la Murgia Materana, nell'ottica della realizzazione del percorso ipotizzato durante la tesi di laurea, potrebbe essere l'inizio e la fine del percorso, un presidio sia per gli abitanti di Matera che per gli abitanti temporanei e per i turisti. E ancora, per ultimo, potrebbe accendere, diciamo, un'altra questione, potrebbe farsi da traino per la riqualificazione di tutta l'area dell'ex Barilla, che è appunto un'area un po' controversa, nel senso che l'amministrazione pubblica ha dichiarato l'intento di volerla riqualificare, però di fatto tarda un po' a partire, per cui vi facevo vedere l'esempio delle Grand Voisins a Parigi, perché in questo caso più che mai sarebbe auspicabile una situazione di urbanistica temporanea, cioè un museo della città in quel punto potrebbe utilizzare poi gli spazi dell'ex Barilla per attività collaterali o per esperienze di urbanistica temporanea che permetterebbero di ridare quell'area ai legittimi proprietari, che sono i cittadini, che potrebbero utilizzarla come nuova centralità urbana. Quindi in questo fotomontaggio che avevo fatto, mettevo in luce molti degli aspetti che abbiamo affrontato fino adesso. Quindi il Museo della Città ha un po' del Padiglione dell'Arsenal, un po' della Scuola di Architettura, un po' delle mostre di idea prodotte da Matera del 2019, un po' delle mappe, diciamo, dei disegni di Ludovico Quaroni della Martella, e abbia, diciamo, come contorno l'ex Barilla, che diventa l'esempio locale di urbanistica transitoria. Grazie Silvia, davvero bellissima comunicazione, come ha scritto Rossella Nicoletti, ci fai sognare, e questo dimostra che in questa città ci sono tantissime risorse, non solo quelle di pietra o quelle culturali, ma ci sono risorse vive. Infatti questa idea che io spero che tutti quanti possiamo portare insieme, perché appunto, come dire, con Silvia, aver immaginato quel luogo che è un luogo cerniera tra il percorso, chiamiamo delle cave, e il percorso della via del carro, no? Cioè questa pedonalizzazione, quindi immaginate cosa potrebbe significare anche in termini di vitalizzazione economica di tutta quell'area che lentamente si sta spegnendo, perché ovviamente ancora non c'è il cambio generazionale, ma che potrebbe diventare un'area interessante e potrebbe cominciare a essere anche l'elemento di contrattazione con la proprietà privata dell'ex Barilla, che probabilmente avrebbe più facilità a proporre investimenti. E in qualche modo si può intervenire. C'è Michele Saponaro che vuole intervenire perché ha sentito finalmente che si sta pensando al suo osservatorio. Quindi ti do la parola, Michele, volentierissimo. Sì, in realtà c'è un legame molto stretto con l'osservatorio. Però voglio proprio provocare, ma assolutamente non, né in modo retorico né con riserve mentali. A me sembra che sicuramente quello che abbiamo va svecchiato. Vada aperto alla città e soprattutto intanto va messo in rete, perché altrimenti non ne usciamo. Se io penso al Museo Ridola, per esempio, mi chiedo qual è il potenziale di
di fruizione di quel bene e come aprendolo invece possa moltiplicare le presenze e la partecipazione. Però c'è una questione di fondo che mi arrovella. Io credo che nella nostra situazione, soprattutto nella specificità meridionale di una città quasi interna, una cittadina quasi interna, oggi non si debba lavorare senza avere al centro all'attenzione di quel che si fa, quasi come ossessione, il bisogno di tenere insieme, la dico così, la città colta e la città che lavora. Io credo che questo è uno dei limiti seri di questa nostra cittadina e più in generale nel meridione. Cioè, pensare a un museo nell'accezione che ne dava Silvia è comunque limitante rispetto al bisogno di tenere insieme abitante e cittadino e cultura. Quelle stesse cose credo che vadano ripensate cercando, per esempio, come fa a stare il produttore, l'imprenditore, il piccolo artigiano dentro un museo del genere? Io credo che questo sia un dilemma che vada affrontato immediatamente, altrimenti rischiamo di riproporre, sia pure con tutte le buone intenzioni, un modello del passato. Chiuso. Michele, Silvia, mi permetti di darti sì. un là e poi tu continui. Allora, in realtà la proposta che stiamo facendo va esattamente nella direzione che dici tu. Cioè, usiamo la parola museo per farci capire, ovviamente per come dire, catturare poi eventualmente anche tutta una serie di finanziamenti che possono essere dati. Ma in realtà quella a cui noi stiamo pensando è un museo produttivo di non solo di cultura, ma di produzione, perché appunto gli esempi che ci ha fatto vedere Silvia non sono semplicemente i luoghi in cui si mostra qualcosa, ma soprattutto sono dei luoghi dove si produce qualcosa, perché ci sono anche i Fab Lab, perché ci sono anche dei co-housing, perché c'è una produzione di idee che portano alla produzione. Noi qui nel Mezzogiorno abbiamo pochissimi esempi, come dire, in qualche modo ci sono solo Napoli e Palermo e Bari che si sta attivando, infatti avremo poi due incontri sull'esperienza di Bari. Palermo per esempio ha cambiato il suo volto grazie ai cantieri e la Zisa che nascono per raccontare la città, ma la città non la città ferma, la città che produce i piani ancora disegnati sulla carta, ma produce visioni di trasformazione attraverso i fatti, attraverso un sistema di collaborazioni e che infatti adesso Silvia ci sta facendo vedere tutta una serie di azioni. Per esempio c'è Bologna che è un caso strepitoso, tra parentesi hanno un luogo proprio al centro della città vicino a San Petronio che è frequentato virgolette anche dai turisti ma che in realtà è un grande laboratorio urbano a servizio della pubblica amministrazione, quindi anche lì perché come dire stiamo
lavorando anche a un'idea di trasformazione politica di questa città, perché ovviamente è necessario che ci sia, come dire, un contatto, una regia che parta dalla pubblica amministrazione, ma una pubblica amministrazione che è diversa, che non può essere quella che abbiamo avuto fino adesso. Cioè, se noi pensiamo, rispetto alle questioni della trasformazione urbana, all'occasione perduta di Matera 2019, dove Paolo Verri non c'entra nulla, non era lui, ce lo ha sottolineato mille volte la scorsa volta, non era il suo ruolo quello di pensare alla trasformazione della città. La trasformazione della città era un compito che doveva stimolare l'amministrazione nella città, e le energie per poterlo fare c'erano, non è che non c'erano, appunto. Silvia ci ha mostrato, lei quindi appartiene a un gruppo di giovani che ha tante idee e soprattutto capacità, non ha solo le idee, ha anche le capacità. Ci siamo tante persone che possono, come dire, aiutare, incrementare questi processi. La questione è, come dire, è il blocco, il fermo totale di, come dire, di tutti. Su Matera 2019 probabilmente alcuni di noi, compresa me, hanno una responsabilità, nel senso che forse dovevamo essere più presenti invece che essere, come dire, almeno per quello che riguarda me, era la preoccupazione di non essere l'elemento disturbante, perché poi in queste situazioni tutto viene usato malamente, cioè lo vediamo addirittura sulla questione del Covid-19, sul quale, come dire, tutti dovremmo essere attivi a cercare di capire che cosa possiamo fare, e invece ci sono delle polemiche miserabili e sterili. E quindi probabilmente molti di noi, come dire, aspettavano, speravano che ci fosse, come dire, una illuminazione che non è arrivata. Allora, io spero, perché Silvia resti, perché arrivino altri giovani, perché diventa interessante stare a Matera, e se non si incrementa quello, se non si incrementa l'interesse, il piacere di avere uno spazio di creatività e di cambiamento, di trasformazione, non siamo per niente interessanti. Infatti, secondo me, appunto, questi ultimi 3 anni ci hanno resi più provinciali forse che prima del 2014. E di questo io me ne dispiaccio, e siccome, come dire, per quel che mi riguarda, io ho scelto di vivere in questa città, ecco, vorrei che si ricreasse quell'atmosfera di entusiasmo, perché siamo un luogo unico al mondo, perché ci sono dei giovani interessanti e capaci, perché abbiamo tante idee e sappiamo mettere a frutto anche la conoscenza di altre esperienze. E quindi questo museo, che noi chiamiamo museo un po' per comodità, per farci capire, perché appunto nel resto del mondo si capisce di che cosa stiamo parlando, è qui che abbiamo difficoltà a farci capire, ma che non è il museo Ridola. Infatti, come dire, il museo Ridola, che invece comunque devo dire in questi ultimi tempi si è dato da fare, e noi forse dobbiamo essere grati a Marta Ragozzino, che fin dal primo momento, per esempio ospitando quella mostra fatta dai nostri studenti, che era Ex Zero, che tutti all'inizio erano un po' scandalizzati e preoccupati che il Museo d'Arte Moderna ospitasse il lavoro di studenti di primo anno, perché allora erano studenti di primo anno, di una facoltà che era all'inizio, quindi non si sapeva quale poteva essere il risultato. Perché il museo è una cosa della città, è il laboratorio in cui si deve costruire il futuro della città e in cui devono trovare spazio i giovani sicuramente, ma tutti quelli che hanno capacità di metterci qualcosa. E non esiste poi l'idea di uno solo, esiste l'idea di una collettività, cioè sono pezzetti che si
collegano insieme e fanno sì che ci sia un risultato importante per tutti. Comunque sì, se posso diciamo intervenire, il fatto di diciamo quest'ultimo discorso e anche la sollecitazione di Silvana che diceva nella chat forse il museo non è il termine adatto, è proprio la questione, cioè non deve essere necessariamente un museo. Allora sono due le questioni per cui è comodo definirlo tale. Primo perché forse negli alleati, paradossalmente, è più facile trovare una cooperazione con il polo museale piuttosto che con il comune di Matera, prima di tutto. E poi, diciamo, il fatto che non è non è necessariamente un museo, lo mette in luce anche l'esempio di... gli esempi che vi ho sottoposto, per esempio questo che faccio vedere prima della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna è un esempio bellissimo perché loro fanno un lavoro sul territorio anche diciamo con gli utenti lavoratori di cui parlava Michele, molto grande, organizzando laboratori di quartiere, cioè diciamo, questo progetto a cui tendiamo è un progetto serio che debba avere un'organizzazione di fondo molto ferrata, in grado di avere, per esempio, come nel caso della Fondazione di Bologna, un settore che si chiama immaginazione civica, che si occupi proprio di quello, cioè di fare attività nei quartieri e di coinvolgere veramente la popolazione, non diciamo a chiacchiere. Quindi, cioè, è una cosa seria, insomma, secondo me deve essere un'organizzazione molto, molto forte ed è un progetto da questo punto di vista anche molto ambizioso, infatti. Cioè, io devo ammettere che gli esempi che ho citato, di tutti gli esempi che ho citato, praticamente non ce n'è uno a sud, nonostante siamo all'interno di questo seminario, però questo è emblematico del fatto che forse c'è qualcosa di sbagliato proprio nell'amministrazione pubblica, cioè ci sono tantissimi buoni esempi di rigenerazione in Puglia, ma a partire dalla farma di Favara, solo che io volutamente sono andata a cercare degli esempi in cui la gestione era totalmente pubblica, perché è auspicabile che in un progetto del genere questa sia la soluzione. Poi non è detto che però qui debba esserlo per forza. Grazie Silvia, ma infatti il tema poi dei finanziamenti, molti di questi finanziamenti, di questi musei, virgolette, musei molto tra virgolette pubblici, hanno anche finanziamenti privati perché si possono creare delle forme di incentivazione per finanziare e non solo, ma spesso ci sono anche delle forme di autofinanziamento proprio perché si creano delle produzioni e quindi si dà la possibilità anche di costruire reddito che finanzia non solo le persone che ci lavorano, ma addirittura ne sostanziano la capacità di stare aperti. Quindi bisogna crederci. Io personalmente ci credo tantissimo. Ci crede tantissimo Silvia, ci credono tantissimo anche Silvia, non so se ti ho nominato, ci crediamo tutti, se lo sta scrivendo anche Rossella Nicoletti, e non dobbiamo avere paura delle parole, quello che conta sono i contenuti, possiamo chiamarlo anche in un altro modo, se ci piace di più. Però, come dire, quello che conta è il risultato e le persone che si impegnano, ognuno per quello che può, sul progetto. Comunque sono d'accordo con quello che scrive Michele, poi tra l'altro nella sua ultima considerazione adesso.
diciamo, il ruolo dell'università secondo me deve essere fondamentale. Su questo siamo d'accordo, ma anche l'università è un'istituzione e come tutte le istituzioni italiane, soprattutto nel Mezzogiorno, faticano. Infatti, come dire, ci aspetta un grandissimo lavoro, che è quello di anche un po' di rifondazione del paese. E quello che tutti quanti speriamo, ci auguriamo che davvero questo lockdown sia semplicemente un'occasione di riflessione e di capire che cosa, da dove ricominciare. E bisogna ricominciare dalle istituzioni. Le istituzioni pubbliche sono insieme alle città il presidio di civiltà. E se non funzionano, e in questo momento diciamo hanno difficoltà sia le une che le altre, perché fino a che non, diciamo, ci capitava questa sventura, almeno le città un po' funzionavano. Sì, capisco, sia Silvana che Chiara dicono il nome, è importante. Va benissimo, l'importante è che ci si capisca e si capisca il contenuto. Io sono apertissima a cambiare il nome, ma credo tutti No, non. scusate, io avevo detto che me ne sarei andata, infatti me ne sono andata, poi invece la cosa mi interessa così tanto che sono tornata, ho fatto in fretta, ho accelerato i tempi dell'altra cosa per tornare con voi. Sì, io sono convinta che tutti gli esempi che ci ha fatto vedere Silvia, che insomma sono condivisibili e condivisi a priori, però. Se noi vogliamo parlare alle persone, le parole sono importanti e quindi nella nostra tradizione, nella nostra cultura, il museo è quello dove tu ci metti le cose che devi conservare. Allora, anche il grande sforzo del Polo Museale della Basilicata, perché nomino quello perché è più vicino a noi territorialmente, di aprirsi alle visite notturne, a fare una serie di attività che innovano il museo, però il cuore è sempre la conservazione, nel senso che tutto il resto è una disseminazione, divulgazione, è un lavoro di sensibilizzazione, ma il cuore del museo rimane quello e nella nostra cultura è quello, tanto che se voi digitate Museo della città di Bologna vi esce fuori tutt'altro. Se voi digitate Museo della città di qualsiasi altra città, vi viene fuori giustamente l'istituzione museale. E quindi se noi vogliamo condividere con le persone quello che è poi la sostanza, il nominare le cose col proprio nome, diceva qualcuna prima di me, che io tengo sempre come un faro di riferimento, è il primo atto rivoluzionario. E quindi la prima rivoluzione è che noi dobbiamo usare la parola giusta per dire le cose che vogliamo dire, perché sennò veniamo equivocati. Io sono d'accordo con quello che diceva Michele, perché se io dicessi a qualsiasi persona voglio fare, che non conosce gli esempi che ci ha fatto vedere Silvia, che voglio fare il museo della città, mi direbbe: ma cioè, che ci devi mettere dentro? Nel suo immaginario, così come anche nel mio. Pur conoscendo l'evoluzione che le istituzioni museali hanno avuto, c'è l'idea di un museo che è un posto che, con tutte le innovazioni tecnologiche, interattive, di coinvolgimento delle comunità, ma fondamentalmente per statuto, conserva il patrimonio. Per quello dicevo, nel caso del vostro progetto, la parola museo. Ho imparato da te che può essere declinata, perché voi comunque rimanete un museo, un luogo dove si produce, si espone arte, pensiero, cultura, cioè è più vicina a quegli esempi che ci hai fatto vedere prima. Per quello che riguarda invece la città e quindi Bologna nel panorama nazionale, faro di tutte le operazioni di questo genere,
È una fondazione che si chiama non Fondazione del Museo della Città, ma si chiama Fondazione della Rigenerazione Urbana. È così. Quindi condivido totalmente i contenuti, però sul nome secondo me c'è. Grazie Chiara, però diciamo credo che questa idea di Museo della Città nasceva proprio dall'esperienza di Bologna, perché nasce come Museo della Città che si trasforma e poi collega e mette insieme tutte le altre esperienze. Però mi sembra utile questa discussione, potremmo lanciare una call, di chiamiamola come ci pare, però quello che conta, esatto, è il contenuto. Come dire, sicuramente la questione del come lo chiamiamo è importante, nel nome c'è il destino, e quindi, come dire, questo incontro può servire anche per riflettere e pensare a dargli un altro nome, a battezzarlo in un altro modo. Io per esempio non sono bravissima, perché come dire sono concentrata sui contenuti, e quindi come dire spesso faccio l'errore di non concentrarmi su questo, però ci sono persone più brave di me in questo, quindi chiedo insieme a Silvia di organizzeremo la call, di trovare il nome a questo bambino. Sì, comunque per chiudere brevissimamente, è vero quello che dice Chiara, conosco l'esempio del Museo della Città di Bologna, che non è la Fondazione Innovazione Urbana, è un altro ed è anche molto molto valido, devo dire, però anche in quel caso è diciamo spalleggiato da una fondazione privata che è la Cassa di Depositi e Prestiti di Bologna, per cui volutamente io non l'ho preso come esempio, e volutamente ho preso come esempio la Fondazione Innovazione Urbana, proprio perché in realtà questo era un pretesto per fare un ragionamento su alcuni bisogni della città, che poi possono essere tradotti appunto in un non museo, cioè in un'altra cosa. Per cui benvenga la call, e diciamo benvengano altri discorsi sul futuro della città, proprio perché è un esercizio di elaborazione della città del futuro che dobbiamo fare. E allora Silvia, grazie davvero. Quella facciamo la call. Facciamo adesso, faremo una call anche tra i nostri amici, i nostri studenti. Ringrazio Chiara, Silvana, Michele per le sollecitazioni. Comunque i miei quasi coetanei, se vogliono, possono andare a cercare il progetto di Volevo Sull'Aprire un Museo sui canali social, Instagram, sul canale YouTube e tutto quello che è più diciamo affine ai metodi dei giovani. Perfetto, grazie ancora. Un abbraccio e buon appetito a tutti quanti noi. Ciao. Grazie, ciao.